Ciao a tutti amici di Curva Fiesole, in questo caldo sabato mattutino 9 luglio 2011 eccoci a fare una piccola sintesi attuale del mercato del calciomercato della Fiorentina. Allora, la sintesi a oggi è la seguente: in entrata abbiamo soltanto acquistato un terzino destro brasiliano, tale Romulo, non è che sia un nome altisonante, ne sappiamo poco. In compenso, in uscita abbiamo ben al momento attuale sicuri 5 giocatori e sono, diciamo, in ordine di importanza: Mutu, Santana, D'Agostino, Donadel e Comotto. Non mi sto a soffermare su chi era in comproprietà o chi non era, io queste cose non le valuto assolutamente. D'Agostino, per me, era un giocatore della Fiorentina perché vestiva la maglia viola, poi quest'anno non è stata confermata, è andata alle buste e l'Udinese se l'è ripresa. Bon. Quindi abbiamo un centrocampista in meno. Quindi la situazione attuale vede attualmente abbiamo tre portieri: Neto, che dovrebbe, a quanto si dice dalle voci, essere il portiere titolare, perché sia Frey che Boruc sembra che dovrebbero partire, però la situazione attuale vede tre portieri nella rosa della Fiorentina: Neto, Frey e Boruc. Per quanto riguarda il laterale destro, o terzino destro, come si diceva una volta, abbiamo due giocatori: abbiamo De Silvestri e il neoacquisto Romulo. Sulla parte sinistra, invece, questo è sempre stato un lato dolente da molti anni: abbiamo il solo Pasquale che in quel ruolo, e quindi quello è un ruolo per me scoperto, c'è un solo giocatore, mentre abbiamo una valanga di centrali, adesso ve li sto a elencare: Gamberini, Coldrup, Camporese, Natali, Felipe, è rientrato purtroppo anche Felipe, e quindi sono ben 5 centrali. Probabilmente Natali e Felipe verranno ceduti, se Corvino riuscirà a trovare degli acquirenti per questi due fenomeni. Speriamo riesca a trovarli e che riesca anche a mettere nelle casse della Fiorentina dei bei soldi, perché ce n'è bisogno per rifare una squadra un po' decente. Andiamo avanti, veniamo al centrocampo. Qui siamo ridotti ai minimi termini, perché l'unico certo è Berami, che rimarrà, mentre per quanto riguarda Montolivo ci sono molte sirene, però molte chiacchiere, ma alla fine, voci di oggi, sembra che, insomma, alla fine Montolivo rimarrà anche per il prossimo anno, però ancora una situazione non definita. Veniamo agli attaccanti di fascia. Sulla parte destra abbiamo Cerci, che sicuramente non ha un buon rapporto con la tifoseria, questo è un eufemismo a dirlo. Sembrava dovesse andare al Manchester City, dove allena Mancini, però da qualche giorno non si sente più parlare di Cerci. Sparita, vediamo un po' che cosa succederà. L'attaccante di fascia sinistra, invece, abbiamo tre elementi attualmente, anche se uno è anche lì, si tratta di Vargas, ci sono delle trattative in corso. Poi abbiamo Jovetic, dal quale ci aspettiamo molto, francamente, e Ljajic. Per quanto riguarda, infine, l'unico vero attaccante centrale che abbiamo è Gilardino, che su Gilardino ci sono varie voci. Chi dice che rimane, chi dice che resta, insomma, ci sono molti giocatori in trattative, però la situazione attuale per ora è questa, e quindi la riepilogo velocemente. Le cessioni che ho detto sono state Mutu, Santana, D'Agostino, Donadel e Comotto, mentre in entrata abbiamo il solo Romulo. Quindi la situazione attuale a oggi della Fiorentina vede tre portieri: Neto, Frey e Boruc, due laterali destri, De Silvestri e Romulo, un laterale sinistro che è Pasquale. Poi abbiamo cinque centrali: Gamberini, Coldrup, Camporese, Natale e Felipe, due centrocampisti che sono Berami e Montolivo, un attaccante di fascia destra che è Cerci, tre di fascia sinistra che sono Vargas, Jovetic e Ljajic, e infine un unico attaccante centrale che è Gilardino. Questo è il riepilogo, diciamo, a oggi del mercato della Fiorentina. La campagna abbonamenti si è aperta da un paio di giorni, chiaramente non c'è la fila alle biglietterie. L'anno scorso si è chiusa con 15.000 abbonati, quest'anno, a meno che non vengano fuori dei buoni acquisti, per ora però la società sembra più propensa a vendere i giocatori, diciamo, che hanno gli ingaggi alti, tipo Gilardino, Vargas, per fare cassa e poi magari lanciare qualche giovane misconosciuto. Ma staremo a vedere, difficilmente
un tifoso che deve fare l'abbonamento a queste condizioni lo farà volentieri. Ci sono mille ragioni, anche il fatto che non si sa mai quando si gioca, perché a volte giochiamo il mercoledì di pomeriggio, addirittura il mercoledì alle 18, il mercoledì alle 20:45, il sabato, la domenica, insomma, ci trattano proprio come dei birilli. Noi eravamo, diciamo, da tifosi veri, quelli che insomma si recano allo stadio. Per me, quelli che guardano la televisione sono tifosi di un'altra categoria, e poi ognuno può pensarla come vuole, però se si vuole bene alla squadra bisogna andare allo stadio e sostenerla. Io, come altri amici, per quanto mi riguarda, lo faccio dal 77. Quest'anno sono veramente, diciamo, incerto se rinnovare o meno l'abbonamento. Poi alla fine il cuore prevarrà e lo rifarò, però insomma non è che questa gestione un po' troppo basata, diciamo, sui bilanci e tante cose varie mi entusiasmi più di tanto. Vediamo un po' cosa succederà e poi alla fine staremo a vedere. Un saluto a tutti a vostro Mauro e comunque sempre Forza Viola.